Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Nietzsche. Oggi vi leggerò e vi analizzerò il celebre passaggio della Gaia Scienza in cui il folle, il profeta, l'uomo profeta folle, giunge al mercato ad annunciare la morte di Dio. Per Nietzsche la morte di Dio è l'avvenimento epocale, è il crollo di tutte le illusioni metafisiche. Le grandi categorie metafisiche e religiose a cui l'uomo aveva assegnato un fine, un'unità, una prospettiva di verità sono appunto cadute, sono crollate. E il crollo delle prospettive metafisiche porta l'uomo di fronte all'abisso, di fronte al vuoto, di fronte alla paura. L'uomo cade nell'angoscia nichilista, l'uomo cade prigioniero del vuoto e del nulla. E il nichilismo che si prospetta immediatamente di fronte all'uomo è il nichilismo psicologico, il nichilismo della paura, il nichilismo del vuoto, è il nichilismo di chi scopre che il senso della vita non vi è, che il senso ultimo del mondo non esiste. Ma di fronte a questo nichilismo si apre in senso contrario un'altra strada sempre di nichilismo sorge dalla caduta degli idoli, dalla morte di Dio, ed è il nichilismo di chi con forza e coraggio trova slancio vitale, si riappropria della vita e in modo vitalistico, con volontà poi di potenza, andrà oltre il vuoto. Il nichilismo attivo di coloro che sanno assumere quel vuoto sulle spalle e senza paura riescono a camminare, ad andare avanti. Dunque, dalle tenebre del nichilismo, dunque nelle tenebre del nichilismo, Nietzsche riesce a scorgere una possibilità di superamento della paura, del vuoto, dell'assenza di certezze metafisiche. Nelle tenebre si accende una luce, inizialmente fioca. Nelle tenebre si alza un alito di vento, inizialmente debole. Ma poi questa luce, ma poi questo vento si fanno forti, perché diventeranno lo spirito vitale dell'Übermensch, dell'oltreuomo, del superuomo bambino, delle metamorfosi. E il punto di partenza proprio di questo discorso Nietzsche lo realizza, lo mette a punto nella Gaia Scienza. Il punto di partenza è la Gaia Scienza di questo discorso oltreomistico. La morte di Dio viene annunciata proprio nella Gaia Scienza, che è un'opera in cui Nietzsche esalta proprio una nuova filosofia. Non bisogna guardare al passato, bisogna guardare al futuro. Serve una scienza Gaia, vitale, serve una nuova scienza forte, luminosa, che ci porti punto in avanti, che conduca l'uomo a liberarsi delle tenebre del passato, della metafisica illusoria, e che porti l'uomo ad andare oltre, a camminare verso nuovi orizzonti, che porti l'uomo al di là del nichilismo passivo, che porti l'uomo ad accettare il nulla e poi a dominarlo. La Gaia Scienza, Nietzsche, che per molti aspetti è un antimoderno, non è sicuramente per un uomo che rimpiange il passato. Infatti, quando nella Nascita della Tragedia va a riprendere il mondo greco, riprende un mondo greco sepolto e lo ripropone, ma lo ripropone come prospettiva nel presente. Non è una nostalgia del mondo greco perduto, bisogna ripartire, riscoprire,
Ripartire da quel mondo, riscoprire quel mondo greco dell'equilibrio apollinio-dionisiaco per vivere nel presente quella prospettiva e quella vita. Non è un uomo rivolto alla bellezza del passato. L'uomo di dice non guarda un'età dell'oro. L'oltreuomo non è ancorato ad un tradizionalismo passato. L'oltreuomo si fa prospettiva futura. L'oltreuomo si eleva sulla miseria del presente. Si eleva sul vuoto, accetta il nichilismo e non piange nel nichilismo. Vediamo dunque adesso il brano, appunto tratto dalla Gaia Scienza. Vediamo insieme il brano intitolato appunto L'annuncio del folle, no? Brano famosissimo della Gaia Scienza, equiparabile per forza di immagini al mito della caverna di Platone. Lo leggo tutto, lo leggo diviso in tre passaggi e dopo ogni passaggio mi fermo e lo analizzo per voi e con voi. Siamo dunque all'interno della Gaia Scienza, siamo dunque dentro la filosofia proprio illuministica di Nietzsche, siamo dunque all'interno di questa prospettiva forte e liberatoria. L'uomo deve trovarsi uno spazio di creatività e di possibilità. Questo nuovo uomo che è un folle che annuncia la morte di Dio è l'iniziatore dell'Übermensch. L'uomo folle è l'oltreuomo, è l'Übermensch che arriva e comincia a dispiegarsi con tutte le proprie forze. L'uomo folle. Avete sentito di quell'uomo folle che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: Cerco Dio! Cerco Dio! E poiché proprio là si trovavano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. Si è forse perduto, disse uno. Si è smarrito come un bambino, fece un altro. Oppure sta ben nascosto, ha paura di noi, si è imbarcato, è emigrato. Gridavano e ridevano in una grande confusione. L'uomo folle balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi. Dove se n'è andato Dio? Gridò. Ve lo voglio dire. L'abbiamo ucciso voi e io, siamo noi tutti i suoi assassini. Ma come abbiamo fatto? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all'ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strofinare via l'intero orizzonte? Che mai facemmo per sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dove si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli. Non è il nostro un eterno precipitare e all'indietro e di fianco, in avanti, da tutti i lati. Esiste allora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso l'infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto, non si è fatto più freddo, non segue a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non odiamo nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dèi si decompongono. Dio è morto, Dio resta morto e noi lo abbiamo ucciso. In questo primo passaggio Nietzsche evoca Diogene il pazzo, Diogene il cane, Diogene il filosofo dell'antica Grecia, colui che disse ad Alessandro Magno di spostarsi perché gli oscurava il sole. Diogene in pieno giorno con lanterna girava per Atene cercando l'uomo. Dove l'uomo? Dove l'uomo? Si è smarrito l'uomo, non vedo più l'uomo. Qua Diogene arriva con una lanterna, no, in pieno giorno per chiedere dove è l'uomo. L'uomo folle invece arriva in pieno giorno a porre una domanda sconcertante. Dove è Dio? Non più dove è l'uomo, dove è Dio? E arriva appunto a chiedere agli uomini che fine ha fatto Dio e poi accenderà anche lui una candela in pieno giorno, una luce in pieno giorno, perché servirà una nuova luce, poiché la luce ingannevole e metafisica si è spenta. Dio è morto. Il folle è il profeta, il folle è l'uomo profeta che annuncia a Dio e agli uomini superficiali la morte di Dio. Gli uomini hanno ucciso Dio, gli intellettuali dell'Ottocento, i positivisti, gli uomini di scienza, di economia, gli ottimisti borghesi hanno ucciso Dio. Lo hanno già prostituito con la scienza, con le nazioni, l'hanno sostituito appunto con un ottimismo sciocco.
poco lungimirante, serve l'ottimismo dell'Übermensch, le risa dell'Übermensch, non l'ottimismo piccolo borghese. Non si rendono conto che Dio è morto. E all'annuncio del folle, questi uomini nel mercato, luogo dello scambio economico, il luogo del chiacchiericcio, questi uomini presenti al mercato ridono alla presenza dell'uomo folle, scherniscono l'uomo folle, prendono in giro l'uomo folle per le domande che pone: dove Dio è scomparso, si è nascosto, ha forse paura di noi. Gli uomini dunque del mercato non si rendono conto delle gravi implicazioni che comporta la morte di Dio. La morte di Dio è la notte che piomba e annulla il giorno. La morte di Dio è il mare che sparisce. La notte di Dio è la terra che si separa dal sole. La notte che avvolge tutto è il tempo, ok, che svanisce, è lo spazio che si disintegra, che si relativizza, non c'è più l'alto, il basso, il vicino, il lontano, non c'è più prima e dopo. Sono gli orizzonti che evaporano, come una spugna che cancella gli orizzonti. Questa è la morte di Dio. Ma gli uomini dell'Ottocento al mercato non si rendono conto di tutto ciò e ridono, ingenui, superficiali. E sono gli atei. Ma gli atei, appunto, ingenui superficiali, gli atei che non vanno in profondità, che non guardano le macchie di sangue sulle loro mani per aver ucciso Dio, sono gli atei che sorridono e ridono, che mettono la scienza come nuovo faro che deve tutto illuminare. Serve invece una scienza più alta delle scienze del positivismo, serve la scienza dell'oltreuomo, cioè la scienza di colui che non ha paura della morte di Dio. La morte di Dio è la fine di tutte le ideologie, è la fine della favola delle favole, è la fine della favola iniziata con Platone, continuata poi ovviamente con il cristianesimo, continuata con il razionalismo di Cartesio, continuata con l'idealismo di Hegel, è la favola. Ma questa favola lentamente poi è venuta meno perché l'illuminismo ha compiuto un balzo in avanti. Nietzsche guarda con sincera, ovviamente, devozione, con sincero rispetto all'illuminismo, ma non è sufficiente l'illuminismo, perché poi l'illuminismo è rimasto appunto prigioniero di quel soggettivismo razionale, è rimasto poi prigioniero di quella ragione che cerca di ordinare, che cerca di illuminare la vita, ma ancora rimanendo al di là dell'abisso che si è aperto, un po' celando l'abisso, negando l'abisso. Invece la morte di Dio crea un cratere, crea un cratere. E la metafisica ha lasciato appunto un vuoto. Il socialismo non potrà colmare questo vuoto, la democrazia non potrà colmare questo vuoto. La solidarietà, le scienze, la medicina non colmeranno questo vuoto. C'è da assumere sulle spalle il vuoto. Non va riempito. L'uomo deve vivere nella prospettiva del vuoto, cioè dominarlo, non fuggirlo. Il vuoto, il cratere, la notte, l'oscurità non si possono eliminare. Non puoi eliminare il cratere, non puoi illuminare l'oscurità, non puoi riempire quel vuoto, quello spazio, quel buco, non puoi appunto riproporre l'alto, il basso, il vicino, il lontano. Tutto è stato travolto dalla morte di Dio. E Nietzsche dunque è polemico in questo passaggio, è polemico contro i razionalisti atei, contro i sostenitori acritici della scienza, contro i positivisti appunto accecati da una ragione onnipotente, e critico nei confronti di coloro che pensano che la democrazia sarà la panacea rispetto a questo abisso. Dio è morto e lo abbiamo ucciso noi. Dobbiamo renderci conto di quanto abbiamo commesso. Non è un atto semplice uccidere Dio, non è un atto al termine del quale ci si siede in un mercato a prendere un aperitivo e a ridacchiare. Non ci si siede di fronte alla borsa valori e sostituisce la morte di Dio con un nuovo Dio, gli affari, la finanza. No, la morte di Dio è disorientante, la morte di Dio ti travolge, ti fa male, ti fa soffrire. Queste immagini sono immagini titaniche. Titaniche, noi non stiamo neanche udendo i rumori che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio. Dio puzza, Dio è un cadavere, Dio è ormai putrefatto, non sentiamo l'olezzo. Abbiamo subito forse
quell'olezzo un profumo, abbiamo profumato, abbiamo sparso del profumo, dei fiori sul cadavere di Dio per coprire il cadavere di Dio, per coprire l'odore nauseabondo del cadavere putrefatto. Invece l'oltreuomo odora quella puzza, odora quell'odore nauseabondo, non spruzza Chanel numero 5 sull'olezzo putrefatto di Dio, sull'olezzo della putrefazione di Dio, sull'olezzo del cadavere che si decompone di Dio e di tutti gli dèi. Gli dèi sono morti, Dio è morto, non si può sostituire a quel morto un altro Dio. Tutti gli idoli stanno crepuscolando, gli uomini che vogliono costruire nuovi vitelli d'oro per sopperire al vuoto della morte di Dio non fanno altro che negare l'evidenza, non fanno altro che mettere come gli struzzi la testa sotto la sabbia. Questa è la portata epocale. Dio è morto e resta morto. Se tu lo vuoi far risuscitare, fai risuscitare appunto un feticcio. Fai risuscitare un qualcosa che è di fatto morto e sepolto. E Frankenstein assembli dei pezzi di cadavere e riporti in auge al posto di Dio, menzogna metafisica millenaria, appunto una composizione di parti di corpo. Vuoi edificarti il tuo Dio? Questo non è l'Übermensch. Übermensch parte dalla titanicità del gesto e assume su di sé la drammaticità, la tragicità della morte, del destino e del fato. Secondo passaggio. Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e più possente il mondo possedeva fino ad oggi già si è dissanguato sotto i nostri coltelli. Chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo lavarci? Quali riti espiatori, quali sacre rappresentazioni dovremmo inventare? Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione? Non dobbiamo anche noi diventare dei per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un'azione più grande. Tutti coloro che verranno dopo di noi apparterranno in virtù di questa azione a una storia più alta di quanto mai siano state tutte le storie fino ad oggi. Qui Nietzsche fa un accenno importante al farsi divinità, al farsi dei. Coloro che uccidono Dio non rimarranno nel vuoto, nel piagnisteo di un nichilismo infecondo, arido, ma dovranno appunto elevarsi e farsi divinità. È indispensabile trascendere il vecchio uomo. Noi, come dei serpenti, dobbiamo mutare pelle, dobbiamo lasciare la pelle vecchia, dobbiamo trasformarci, dobbiamo diventare dei, bisogna diventare divinità, bisogna essere superiori per poter reggere il vuoto e l'abisso. Bisogna diventare dei liberi creatori del mondo per non essere divorati dal vuoto. Ci sono le sabbie mobili. La morte di Dio ci lascia dentro le sabbie mobili, le sabbie mobili ci tirano verso il basso. Vabbè, le sabbie mobili ci risucchiano, o è come un vortice, un maelstrom, ok? Che nel mare ci porta verso il basso. Da quella voragine, da quel mulinello, da quelle sabbie mobili si esce soltanto se ci si fa dei, se ci si fa Dio, se ci si trasforma in divinità, per poter almeno reggere quel gesto, per poter essere degni di quel gesto è indispensabile farsi divinità. Una volta distrutte tutte le certezze della scienza e della morale e della religione, della filosofia, tutte le interpretazioni sono possibili. Si apre di fronte a noi uomini l'abisso anche del relativismo, ok? Si possono moltiplicare le versioni del mondo, Nietzsche ha annunciato quello che è accaduto. Oggi non siamo più in un mondo di sacralità,
Oggi il mondo è dell'interpretazione dei fatti. E in un mondo di interpretazione dei fatti, in un mondo della molteplicità, del divenire anche caotico, soltanto l'oltreuomo riesce ad elevarsi facendoci sue prospettive a vivere su quel caos, sul caos delle opinioni, sul caos delle fake news, sul caos. Soltanto chi è robusto sopravvive, altrimenti il caos ti divora. Bisogna saper danzare sul caos, danzare, ma per danzare sul caos servono le scarpe giuste. E avete le scarpe giuste, abbiamo le scarpe giuste per danzare sul caos. Se non abbiamo le scarpe giuste per danzare sul caos, il caos ci divora, il caos ci trita, è chiaro? E dunque le scarpe giuste per danzare sul caos, per non essere divorati dal nichilismo, per non precipitare nel nichilismo passivo, le scarpe per ballare su questo caos sono le scarpe del farsi divinità, del farsi oltreuomo. È un compito arduo, lo dice, mai azione fu più grande, farsi Übermensch è un compito arduo. Ma le generazioni che verranno dopo di noi, se ci trasformeremo in Uberman, apparteranno a una storia grandissima, ad una storia che non vi è mai stata prima. È la storia appunto dell'oltreuomo, è la storia appunto di una nuova umanità, è una storia luminosa, la Gaia Scienza. Terzo e ultimo passaggio. A questo punto l'uomo folle tacque e rivolse di nuovo lo sguardo sui suoi ascoltatori. Anch'essi tacevano e lo guardavano stupiti. Finalmente gettò a terra la sua lanterna che andò in frantumi e si spense. Vengo troppo presto, proseguì. Non è ancora il mio tempo. Questo enorme vento è ancora per strada e sta facendo il suo cammino. Non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. Fulmine e tuono vogliono tempo. La luce delle stelle vuole tempo. Le azioni vogliono tempo anche dopo essere compiute, perché siano viste e ascoltate. Questa azione è ancora sempre più lontana dagli uomini, delle stelle più lontane. Eppure sono loro che l'hanno compiuto. Compiuta, si racconta ancora che l'uomo folle abbia fatto irruzione in quello stesso giorno in diverse chiese, quivi abbia intonato il suo Requiem Aeternam Deo. Cacciatone fuori e interrogato, si dice che si fosse limitato a rispondere invariabilmente in questo modo: che altro sono ancora queste chiese se non le fosse e i sepolcri di Dio? Ed eccoci qua, alla conclusione, all'aulica potente conclusione di questo passaggio. L'uomo si rende conto, l'uomo folle, il profeta, il primo Übermensch, si rende conto di essere arrivato troppo in fretta, troppo presto, in anticipo sui tempi, e getta la lanterna a terra. Cerco Dio, recupero di Diogene, cerco l'uomo, la lancia a terra. È un po' come Socrate che è ritornato nella caverna per aver visto il sole, il bene, le idee, l'iperuranio, si rende conto che gli uomini, schiavi, incatenati, non sono ancora pronti a recepire il suo messaggio. Addirittura i sofisti circostanti indicano in Socrate il buffone, il blasfemo, il traditore, l'imbonitore. Il fasullo, colui che distrae e diseduca i giovani, lo faranno uccidere e lo uccideranno i sofisti. E così l'uomo folle di Nietzsche, il profeta, l'Übermensch, si accorge che ancora lo deridono, anche se sono in silenzio, ma non gli credono, sono indifferenti. Spera di aver lasciato il dubbio, di aver seminato il dubbio, ma lui è arrivato troppo presto, perché appunto coloro che hanno ucciso Dio, gli atei, gli scienziati, i nuovi capitalisti, i democratici, non si rendono conto di quello che hanno fatto, non si rendono conto del sangue di Dio che scorre lungo le strade, non si rendono conto che la favola, l'inganno è finito. Sono ancora convinti di poter fondare una nuova conoscenza assoluta, sono convinti di poter costruire una nuova divinità, una nuova prospettiva unica, certa. Gli uomini deboli sentono ancora il bisogno di credere in qualche verità esterna, in qualche verità eteronoma che giunga dall'esterno. Gli uomini hanno bisogno di essere guidati, di avere un fine verso cui camminare, che sia il motore immobile o che sia la nazione o che sia la democrazia o che sia la scienza. Gli uomini hanno bisogno dello zuccherino come dei cavalli per poter camminare verso cui andare. Dunque sono arrivato troppo presto, sono arrivato troppo presto e a questo punto
Crederete voi allo scienza, allo Stato, crederete al socialismo, alla democrazia, alla medicina, crederete a quello che vorrete credere, ma sono dei nuovi idoli. Non è quella la prospettiva. La prospettiva è reggere il caos. La prospettiva è farsi appunto oltre uomini. Il nichilismo passivo vi spaventa, allora vi rifugerete nuovamente alla corte di re, alla corte di dei. Io invece rimango qua nel freddo, senza più il mare, senza gli orizzonti, al buio, con la mia lanternina. Ritornerò, me l'accenderò, la riprenderò la lanternina. Io preferisco una mia lanterna debole, fioca, a una ma vera, ad una falsa luminosità di un Apollinio artificiale costruito per poter illuminare l'oscurità, perché l'oscurità vi spaventa. E allora un'altra immagine bellissima. Il folle non viene ucciso, non viene linciato come invece accade a Socrate, ma il folle abbandona la piazza, abbandona il mercato e si reca in una chiesa che ormai è un sepolcro di Dio. Quando entrate in chiesa, non pregate Dio, pregate mai il cadavere di Dio, perché Dio è morto e l'avete sostituito con altre cose. Ma quel Dio voi sapete che era un'illusione, ma ve ne producete delle altre perché non riuscite a vivere al freddo, non riuscite a vivere nel buio, vi illudete. A quel punto nella chiesa intonerà, posso dire, eterno riposo, un requiem aeternam Deo. Ok? Dunque, una sorta proprio di inno mortale, di ode mortale. Un omaggio alla morte, di una speranza rispetto alla morte di Dio. Viene cacciato, ovviamente, viene cacciato dalla Chiesa. Non puoi venire qua a invocare, annunciare la morte di Dio e a parlarci di chiese come sepolcri di Dio. Viene cacciato e lui ribadirà che non stanno altro che contemplando la tomba di Dio. E lì non c'è più spirito vitale, ma lì c'è soltanto appunto la morte. Questo finale è veramente fortissimo. Questo è il finale di un Nietzsche più che mai, no? Martello, più che mai sovversivo, più che mai demistificatore dell'Occidente, più che mai trasvalutatore dei valori, più che mai dinamite al cospetto di una tradizione metafisica illusoria occidentale che non vuol cedere il passo, perché di fronte all'abisso l'uomo ha paura e dunque preferisce ingannarci. Questo è l'annuncio del folle. L'annuncio del folle è la prima grande tappa del percorso dell'Übermensch nietzschiano. Ovviamente il testo in cui l'Übermensch entra come appunto nuova prospettiva, nuovo orizzonte di vita, in modo appunto prepotente e forte, e così parlò Zarathustra, in cui Zarathustra, il profeta che annuncia l'oltreuomo, educa gli uomini al superomismo. Ma tra la Gaia Scienza e così parlò Zarathustra c'è una continuità. La continuità è sia nell'Eterno Ritorno, perché nella Gaia Scienza c'è la prima anche concettualizzazione dell'Eterno Ritorno, quando l'animaletto dice all'uomo nella stanza: vivresti questa vita uguale a se stessa per l'eternità, e poi l'Eterno Ritorno è sviluppato nel così parlò Zarathustra, e così nella Gaia Scienza c'è l'annuncio del folle. Profeta, uomo, l'annuncio della morte di Dio, l'avvento dell'Übermensch, che poi sarà chiaramente centrale in tutta l'opera di Nietzsche, così parlò Zarathustra. Con questo commento, no, potete ovviamente poi partire di qui per fare tanti altri collegamenti su tutta la filosofia del Novecento, perché Nietzsche, in fin dei conti, no, è stato veramente colui che ha chiuso millenni di filosofia occidentale. In una sfida all'Ok Corral, Nietzsche ha fronteggiato migliaia di anni di pensiero umano e ha voluto, dal suo punto di vista, porre fine a questo duello. Quello che verrà dopo di me sarà il caos, perché Dio non c'è più e soltanto i superuomini sapranno camminare a testa alta sul caos, anzi sapranno addirittura danzare sul caos. Gli altri ritorneranno ad essere cammelli, torneranno a camminare piegati all'ombra di nuove divinità, posticce, feticci inventati, ma torneranno a camminare piegati all'ombra di divinità, perché l'abisso che apre la morte di Dio è inquietante per la maggior parte degli uomini.